Sindaco, nonostante le difficoltà, la città di Arpino riesce sempre ad onorare gli appuntamenti più importanti. Beh sì, questa pandemia ha stravolto un po' tutte le nostre abitudini, non solo ad Arpino, ovviamente in tutta Italia. E per quanto riguarda proprio questa manifestazione del Certamen Ciceronianum, dopo la defezione dello scorso anno, quando eravamo ormai in piena pandemia, quest'anno con il Consiglio d'amministrazione del Centro Studi abbiamo deciso comunque, pur sapendo di non poterlo fare in presenza con gli studenti e i loro accompagnatori, abbiamo deciso comunque di farlo e con tutti i rischi che una situazione nuova del genere può comportare. L'organizzazione è stata capillare, questo era il giorno dedicato al ricevimento dei ragazzi che venivano da tutta Europa e che nella giornata del venerdì si sarebbero cimentati nella prova. Così lo faranno a distanza, vuol dire che anziché essere l'Europa a venire ad Arpino, sarà Arpino a lanciare un messaggio all'Europa sempre nel nome di Cicerone. Speriamo che questa novità possa dare i suoi frutti e speriamo però che il prossimo anno si possa tornare a farlo in presenza, perché avere tanti giovani qui in giro nella nostra città è tutta un'altra cosa. Un grande obiettivo centrato dal Consiglio di amministrazione del Centro Studi Umanistici Marco Tullio Cicerone, quello di evitare che dopo il doloroso rinvio dell'edizione 2020 seguisse un nuovo insopportabile rinvio. Siamo riusciti a conservare la continuità del Certamen Ciceronianum Arpinas e a preservare la sua capacità di integrare nel segno di Marco Tullio Cicerone. Ma raccontiamo oggi un ulteriore obiettivo, quello che invece ci eravamo dati a margine della edizione 2019, cioè quello di aprire alla formazione. In effetti i migliori 50 studenti più bravi, coloro che domani riusciranno a meglio distinguersi nella traduzione di un brano di Cicerone, avranno la possibilità di seguire un corso di alta formazione sulla figura di Cicerone organizzato dal Centro Studi in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica, la Consulta Universitaria degli Studi Latini e la Società Internazionale degli Amici di Cicerone. Non ci accontentiamo di celebrare la cultura, vogliamo produrla e questa apertura alla formazione siamo certi che continuerà anche nei prossimi anni del certamen. Preside, nonostante sia una edizione insolita del certamen, non manca l'entusiasmo. Innanzitutto, insomma, ecco, io voglio portare il saluto del Tulliano, che è la scuola che ha dato vita al certamen. Scuola che però con il passare degli anni si è vista un po' tagliata fuori dalla manifestazione. Naturalmente insomma, va apprezzato tutto il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, che negli anni ha continuato a favorire la presenza qui ad Arpino, nella patria di Cicerone, di tanti giovani europei, e proprio la loro presenza qui, diciamo, è la testimonianza dell'attualità, dei valori della cultura classica, di cui Cicerone è uno dei rappresentanti più significativi. La formula di questa edizione del certamen è una formula nuova, è lontana dalla tradizione. Io credo che vada considerata come diciamo, la ferma volontà di non far morire il certamen, ecco, penso che così, insomma, vada vista. E naturalmente auguro, insomma, anche all'edizione 2021, in piena pandemia, un felice successo. In occasione della giornata dedicata al certamen si è parlato anche del progetto Borgo Futuro. Il progetto Borgo Futuro, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato dalla città di Arpino in collaborazione con l'associazione Rigymnasium, costituisce uno dei moduli con cui abbiamo composto il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Ci eravamo ripromessi, abbiamo promesso che tutti i moduli, tutte quelle iniziative, tutti quei progetti avrebbero cercato nelle successive call fonti di finanziamento. Borgo Futuro l'ha trovata presso la Regione Lazio e ha aperto un dibattito sul futuro del borgo, su come riportare al centro del dibattito urbanistico, sociale, culturale queste piccole realtà. Piccole e autentiche. Arpino vuole esserne l'icona e vuole lanciare un grido di raccolta di una certa policy che, nel rispetto di questa autenticità, progetti il futuro del borgo e lo metta al centro delle politiche future. Il progetto Borgo Futuro nasce praticamente ad Arpino, perché era uno dei cluster del progetto Arpino Capitale Italiana della Cultura, con l'idea di immaginare una nuova policy
per le aree periferiche, i borghi italiani ed europei, in un momento in cui, in anni in cui si assiste al fenomeno del nuovo urbanesimo, per cui i borghi, le aree periferiche vengono abbandonate a favore delle grandi conurbazioni. I borghi abbandonati sono un crimine, un peccato, perché fanno il paesaggio italiano, per esempio, ma anche europeo. Con Certamen Borgo Futuro noi abbiamo messo Arpino al centro, rendendolo il modello da imitare, e su questo progetto abbiamo messo insieme le più grandi istituzioni del paese. Penso alle varie università che abbiamo coinvolto, agli architetti, ai professionisti, urbanisti, economisti, per ragionare su un'idea di borgo del futuro, un borgo che sia un borgo vivibile, non più come si è fatto finora, cercare di imbellettarlo, no? Nell'arte della presepistica, quello di farlo carino, no? Dico carino tra virgolette, da frequentare la domenica, quello ormai non basta più. Il borgo oggi ha bisogno di essere vissuto, ha bisogno di attrarre nuove residenzialità e, se possibile, frenare l'esodo. Quindi questo lo possiamo fare, lo facciamo con il Ministero dello Sviluppo Economico, lo facciamo con i più grandi pensatori e studiosi del tempo.